La riduzione delle risorse idriche e la mancanza d'acqua tratteggiano un futuro a tinte fosche, una situazione di estrema gravità che ha spinto il Consiglio Comunale di Foggia a una seduta monotematica, dighe a secco, quella di Occhito e 10 milioni di metri cubi sotto il cosiddetto volume morto, invasi ai minimi termini e rabbia che cresce se si pensa che proprio nella provincia di Foggia fu respinta al mittente la possibilità di dotarsi di una nuova diga, quella di Piano dei Limiti. Oggi la questione torna attuale per gli addetti ai lavori del comparto agricolo. Diciamo, noi l'abbiamo rispolverata da una decina d'anni a questa parte. Il fatto stesso che se ne sia potuto parlare ultimamente è stato già un cambio di passo. Mi auguro che finalmente si capisca l'importanza, tutti insieme però, di realizzare queste infrastrutture. Disagi avvertiti anche sulla pelle dei cittadini, con rubinetti sempre più spesso a secco. Per Acquedotto Pugliese occorre razionalizzare l'uso. Noi cosa possiamo fare? È ridurre i consumi cercando di proteggere la risorsa di cui disponiamo ora, perché oltre dal punto di vista quantitativo e in base alle volumetrie disponibili presso le dighe, c'è soprattutto anche un fatto di qualità e che chiaramente dobbiamo diciamo, sovraintendere. Acquedotto Pugliese con il potabilizzatore interviene in maniera, come dire, molto rigorosa e stiamo sostenendo adesso diciamo, questa situazione. A stimolare la convocazione della seduta monotematica è stato il consigliere Pasquale Cattaneo, tra le proposte anche quella dell'affidamento del depuratore di Foggia per recuperare milioni di metri cubi di acqua. Fare un discorso di sinergia perché l'acqua non è né di destra né di sinistra, l'acqua è qualcosa che è essenziale per una comunità, quindi ci siamo presi la briga, ma non da oggi perché ci lavoriamo da anni su questo tema. Intanto, banchi della maggioranza assottigliati, il consigliere comunale Formica lascia il Movimento 5 Stelle e si dichiara indipendente dopo essere stato messo sotto accusa per le modifiche del piano della sosta tariffata di cui è delegato.